Così volevano prepararsi alla venuta del Messia. Quel cesto che segna l'inizio della vita pubblica di Cristo si pone nella stessa linea dell'incarnazione, della discesa di Dio dall'alto dei cieli all'abisso dell'inferno. Il senso di questo movimento di abbassamento divino si assume in un'unica parola, amore, che è il nome stesso di Dio. Quindi la parte di Giovanni, in questo si è manifestato l'amore di Dio, in noi, Dio ha mandato nel mondo il suo figlio in cielo perché noi avessimo la vita per attraverso di lui, Dio ha mandato come vittima di espiazione per i nostri peccati. Ecco perché il primo atto pubblico di Gesù riceve il battesimo di Giovanni, il quale, vedendolo arrivare, disse: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Narra l'Evangelista Luca che mentre Gesù, ricevuto il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una voce dal cielo: tu sei il figlio mio, l'amato, in ti ho posto il mio compiacimento. Questo Gesù è il figlio di Dio che è totalmente immerso nella volontà di amore del Padre. Questo Gesù è colui che morirà sulla croce e risorgerà per la potenza dello stesso Spirito che ora si posa su di lui e lo consacra.